Oggi su RTC, nel TG Calabria di RTC, incontro con il presidente di Confesercenti Catanzaro, Francesco Chirillo. C'è preoccupazione, allarme e anche purtroppo psicosi per quanto riguarda l'emergenza coronavirus che attanaglia ormai l'intero paese. Cosa sente di dire in questo momento diciamo, agli esercenti che lei rappresenta come associazione di categoria e ai titolari di attività? Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione nuova e quindi, essendo una situazione nuova, anche le cose che si possono consigliare lasciano il tempo che trovano perché è un problema che non eravamo pronti ad affrontare. Naturalmente il calo c'è stato da noi e lo sentiamo fortemente. A prescindere da un caso o meno, noi abbiamo la psicosi che purtroppo la gente non esce, non spende e quindi i ritorni economici sono quelli che stiamo subendo. Speriamo adesso nel decreto che dovrebbe uscire la prossima settimana, con questi aiuti che lo Stato ha deciso di dare agli imprenditori, quindi noi con un tavolo con le varie associazioni avevamo chiesto la moratoria sui mutui, la moratoria sulle tasse, e avevamo chiesto di prendere l'occasione per fare una pace, ricorrere a una pace fiscale, perché è ovvio che ci vuole un'azione shock che ci dia la possibilità di recuperare il tempo necessario per riprenderci da questa situazione che non credo sia a brevissima Esatto. soluzione. Si parla almeno di 2 mesi. L'economia italiana purtroppo non era pronta ad affrontare tale emergenza improvvisa. E non siamo pronti a livello pratico, ma saremo pronti a livello mentale, perché noi siamo sempre abituati a ripartire, siamo sempre abituati a rimboccarci le maniche, quindi sicuramente usciremo anche da questa prova, ne usciremo come sempre. Ci vuole un po', come dice anche il nostro inno nazionale, stringiamoci a corti, ci vuole un po' di unione, un po' di sacrificio, ma sono sicuro che anche da questa ne usciremo più forti di prima.